Al Degli Ulivi di Andria e non al San Nicola di Bari a causa del rifacimento del manto erboso, va in scena la sfida fra i padroni di casa e la Pro Vercelli. Torrente, per cercare la quarta vittoria su 6 partite, si affida al collaudato 4-3-3, con Caputo, Iunco e Galano davanti. Braghin, dal canto suo, risponde schierando la Pro Vercelli con Fabiano alle spalle di Caridi e del Tir Tiribocchi. I biancorossi sono tra le squadre più in forma di questa Serie B e si vede. Infatti, dopo un paio di azioni poco pericolose da ambo le parti, ci vogliono solo 8 minuti ai padroni di casa per andare in vantaggio. Bellomo prende palla sulla tre quarti, avanza indisturbato fino ai 20 metri e con il suo destro disegna un arcobaleno che finisce alle spalle di Valentini. Grande gesto tecnico del numero 10 barese, al primo gol in campionato, ma troppa la libertà che gli ha lasciato la difesa dei piemontesi. La Pro Vercelli fatica ad entrare in partita e l'unico che sembra in serata è il giovane Appel Pires. Ed è proprio il brasiliano che al trentesimo trova un bel corridoio per Tiribocchi, che pressato però non trova la porta. Prima del duplice fischio del signor Borriello c'è ancora tempo per un'occasione del Bari, ma Caputo non riesce ad incocciare di testa su un bel cross dalla destra. Primo tempo che finisce 1-0 per i padroni di casa, che vanno negli spogliatoi con un vantaggio sostanzialmente giusto. La maggiore pressione al centrocampo e l'ottima attenzione in difesa non hanno permesso alla Pro Vercelli di reagire come avrebbe voluto al gol iniziale di Bellomo. Ripresa che inizia sulla falsa riga del primo tempo, con il Bari in controllo della gara e con uno Iunco particolarmente nel vivo del gioco. Ed è proprio il numero 27 ex Spezia che si rende pericoloso, quando va ad impattare di testa un bel cross teso di Polenta. Solo palo per lui. Il Bari, ancora più che nel primo tempo, è in completo controllo del match. Prima Polenta su punizione e poi Caputo con un destro strozzato provano a spaventare Valentini senza riuscirci. Ma il portiere è costretto ad inchinarsi di nuovo di fronte alla classe di Bellomo. Punizione al limite dell'area piemontese e il numero 10 con una splendida parabola insacca il gol che vale il momentaneo 2-0. Serata magica per il centrocampista pugliese, al quarto gol in sole 22 presenze nel campionato cadetto. Il 2-0 punge nell'orgoglio la Pro Vercelli, che prova a mettere sotto pressione la difesa del Bari collezionando un paio di calci d'angolo di fila. Proprio sugli sviluppi di uno di questi, al trentesimo della ripresa il capitano Ranellucci trova il tap-in decisivo per l'1-2, complice anche una disattenzione del portiere Lamanna. Partita inaspettatamente riaperta e ultimi 15 minuti di fuoco. Braghini inserisce anche il giovane Zigoni, scuola Milan, per dare più peso all'attacco ed è proprio il neo entrato che a 4 minuti dalla fine si ritrova sul sinistro la palla del 2-2, ma davanti al portiere rallenta troppo e permette il recupero della difesa. Al 96esimo minuto Masi si inventa un drop pazzesco da lontanissimo, Lamanna fa il miracolo e toglie dalla porta il pallone del 2-2, poi Tiribocchi spreca tutto da distanza ravvicinata. Finisce 2-1, una partita veramente tirata. Vince ancora il Bari, sale a quota 7 punti, che sarebbero 14 senza penalizzazione, e supera proprio la Pro Vercelli, che rimane ferma a 6. Indubbiamente, giusto, il Bari sarebbe a 14 punti.